Un Nunzio Lanci e sono 10 e già questa è una grande soddisfazione, decimo anno consecutivo di A2. Avete rischiato di non iscrivervi, invece avete messo su una bella squadretta, lo possiamo dire? Ah, sicuramente sì, per come siamo arrivati sul mercato con un mesetto di ritardo siamo riusciti ad allestire un buon roster con i ragazzi, insomma, che alla fine sono tutti acquisti di qualità. Squadra completamente nuova, però insomma, io sono convinto che ci siano le motivazioni giuste per fare bene. Con l'arrivo di Pessoa, col brasiliano, siete a posto nel rispetto dei ruoli, naturalmente. Manca un pezzo però storico, Simoni, l'ex capitano. Curiosità, quale sarà il capitano della prossima stagione? L'hai già deciso? Io non ho ancora, sinceramente, non ho ancora deciso chi sia il capitano. I ragazzi ci conosceremo e poi alla fine, insomma, all'ultimo momento valuteremo quali possono essere le scelte migliori. Sì, questo è il primo anno senza un impavido di lunga data, però si riparte con la voglia giusta. Michele ha fatto una scelta di vita più che una scelta di pallavolo e quindi va rispettata in tutti i sensi ed è giusto così. Riprendo il filo del discorso precedente e chiudo. Ho detto è una bella squadretta, potremmo fare come realtà abruzzese numero uno ancora una volta una bella figura come negli anni scorsi? Ma guarda, io ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di giocare una bella pallavolo, lavoreremo per quello, i presupposti ci sono perché la squadra ha delle buone individualità e anche delle buone qualità, dovremo ricostruire un'identità come lo è stata precedentemente, però io sono contento, oramai abbiamo un metodo di lavoro che è abbastanza consolidato, è un campionato difficile, un po' particolare, tante trasferte lontane, quasi tutte quante al nord, pochissime giù, ci sono tanti bei roster, per salire ce ne sono tante, c'è Bergamo, c'è Castellana Grotte, ce ne sono abbastanza. Secondo me quella più quadrata è sicuramente Bergamo, che ha cambiato pochissimo e quei due innesti che ha fatto sono mirati e sicuramente di qualità. Poi insomma, il nostro obiettivo è giocarsela con tutti quanti e fare sempre del nostro meglio.